What a tutti, ciao e benvenuti a Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Vanishing of Ethan Carter. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa pensavamo di essere vicini a risolvere il grosso mistero di Ethan Carter. E evidentemente no ragazzi, perché ci siamo lasciati indietro qualcosa giusto all'interno delle miniere, dove avevo preferito invece darmela a gambe. E invece ragazzi eccoci qua di ritorno. Infatti qualcuno di voi mi aveva detto che dove c'era in pratica il morto ambulante con la lanterna c'era qualcosa da fare. Infatti quel qualcuno di voi aveva assolutamente ragione. Per cui quest'oggi voglio affrontare la cosa con la maggiore calma possibile. Non voglio entrare in panico per un non nulla. Per cui ci addentriamo nelle profondità della terra, così proprio con tutta la calma possibile, e insomma cercare di risolvere pure sto mistero che si nasconde qua sotto. Insomma, allora, io la volta scorsa ero andata nel panico ragazzi, quindi mi ero praticamente persa all'interno di sti cunicoli che si assomigliano tutti tra l'altro. Per cui direi che farei meglio, la musica mi aiuta tantissimo devo dire, che farei meglio a guardarmi bene intorno ragazzi, perché qua sotto a quanto pare è avvenuto un rituale e noi dovremo venire a capo di questa cosa. Insomma, per cui giocherina, con la maggiore calma possibile, come ci siamo già ripetuti, non ci facciamo prendere dal panico. Allora, la X, poi mi sono resa conto durante la fase di editing dell'altro video ragazzi, indica il luogo dove siamo effettivamente, cioè un tu sei qui praticamente. Per cui la cosa che più mi attira l'attenzione è sicuramente quella grossa, sembrerebbe, stanza lì ragazzi in alto sulla destra. Per cui se noi siamo qui dovrei andare a destra verso il basso, insomma una roba del genere. Per cui dovrei andare tipo di qua e poi andare lì a sinistra, insomma, di regola. Dovrebbe esserci qua un ingresso, una roba del genere. A meno che non mi sono sbagliata proprio alla grandissima. Ah, ecco, infatti, ragazzi, guardate un po', per fortuna. Cioè, è l'unica cosa che mi ha attirato l'attenzione, perché comunque una stanza grossa attira l'attenzione. Ah, qua c'è un cadavere. Cos'è addosso? Delle pustole? Cosa caspita le è successo? Oh mio Dio. Oh, dov'è la lucetta? Che dice qua, leggi? Vediamo un pochettino, ragazzi. Allora, dietro non c'è niente. Qua ci sono dei simboli tipo luminescenti. E il titolo dice... il testo dice... Non è morto, ma giacerà in eterno. Il dio degli strani eoni non può morire. Apriamo il portale dell'antico. I suoi occhi vigili da tempo sono diventati freddi. Il nome del nostro dio, la nostra verità, la nostra chiave. Lui è ciò che è, ciò che non dovrebbe essere. Direi molto chiaro. Allora, io mi piacerebbe sapere perché il cadavere tipo si è dissolto nel nulla non appena abbiamo provato a ispezionarlo. Io direi un attimo di andare di sopra e vedere cosa c'è. Oh, salve buon uomo. Salve signore. Ha uno sguardo così vispo ragazzi, così vispo. Allora, che succede? What? Ma che cazzo? Ah, oh mio Dio, guardate che roba ragazzi. Wow. Aspetta un attimo. Qua bisogna mettere dei simboli ragazzi. Il punto è che, allora, se abbiamo toccato sto morto e questo è arrivato qui, vorrà dire che probabilmente ci sta indicando qualcosa. Però qua ci servono la bellezza di 6 simboli, mi sa, ragazzi, che forse andranno allineati. Per cui, probabilmente, all'interno dei corridoi labirintici da cui siamo appena usciti, probabilmente, dico, per deduzione, ci saranno altri morti da trovare. Perché quando abbiamo trovato questo qua, l'abbiamo toccato e è andato là sopra, ragazzi. Per cui, probabilmente, il rituale è servito a questo, cioè ammazzare sta povera gente che poi una volta sotto forma di spirito
Insomma, ti indica la via, praticamente questo. Quindi è per questo che in giro per i corridoi ci sono le mappe, ragazzi, per farti rendere conto di dove ti trovi. Per cui sarà assolutamente meravigliosa questa esperienza. Assolutamente. Io non vedevo l'ora, guarda, di rifarmi un giro qua dentro, però. Va bene, ci proveremo e spero di non perdermi troppo, sinceramente, ragazzi. Ok, adesso siamo qua. Per cui se io vado di qua, spero di trovare qualcosa. Spero di trovare altri corpi. Ah! Allora avevo ragione, ragazzi. Ecco fatto. Uno è andato. Per cui ce ne mancano quattro, probabilmente. Se il mio calcolo è stato corretto, ce ne mancano. Ok. Si è formato l'altro tizio amico nostro, che mi piacerebbe tanto sapere dov'è. Però, se andiamo tranquilli, sicuramente non succederà niente di spiacevole, per cui io continuerò ad andare da questa parte per cercare i nostri amici. Eccone un altro, per cui avevo detto che ne mancavano quattro, giusto? Per cui adesso ne mancano tre, ragazzi. 3, continuiamo di qua, direi. E poi continuerei di qua. A meno che poi non mi porta a girare in tondo questa cosa. Salve! Ah! Salve, buon uomo! Mi scusi se ho invaso il suo spazio vitale, ma è di vitale importanza per me trovare i suoi amici, capisce? Capisce? Spero di non ritrovarmelo qua, sinceramente. Spero di non ritrovarmelo alle spalle, ragazzi. Non lo so. Qua c'è un altro corpo, ragazzi. Ce ne mancavano tre. Per cui adesso muoviti. Ce ne mancano due. Ce ne mancano due. Era uscito qua il nostro amico? Non lo so. Ce ne mancano due. Spero di trovarli, ragazzi, in fretta, tra l'altro, perché l'esperienza qua sotto non è affatto. Qua e qua e qua, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Stia tranquillo, signore. Non intralcerò il suo cammino. Spero veramente di non metterci una vita, ragazzi. A trovare gli... Oh, porca vacca, ma questo mi precede. Salve. Io... Ok, se qua ce n'era uno, probabilmente da quella parte non ce ne saranno, ragazzi. Per cui... Ah, non ci resta che provare a continuare di qua. Ma che cavolo? Dov'è? Signore, mi scusi, ma sto cercando di compiere una missione, lei mi capirà, insomma. Allora, qua ce n'era uno, ragazzi, perché dove ci sono così tante candele? Perché sì, qui era dove sono venuta, se non erro. Oh, merda! Comunque mi sa che là c'è un altro corpo, ragazzi, che culo, giusto dove è uscito il nostro amico. Ha intenzione di venire qua? Mi sa di sì, vero? Spero di no. Perché se non sbaglio ne ho visto un altro lì, ragazzi, eh. Chissà se torna indietro. Ok, forse è sparito. Ok, io correrei, eccolo qua. Per fortuna. Ce ne manca uno, ragazzi. Uno e siamo a posto. Dove sarà mai l'ultimo corpo? Proverei ad andare di qua a vedere se abbiamo la immensa fortuna di trovare l'ultimo. Di trovare l'ultimo corpo. Io continuo a dire che mi dispiace nell'anima averla disturbata e a sto punto devo andare un attimo a culo, la conce tu madre! È uscito giusto qua dietro, perché non te ne vai a fa', eh? Vattene a fang! Madonna, mo te ce mando, eh! Non è che ho contato male, non lo so, ragazzi, io proverei a sto punto, visto che sono già qui. Proverei un attimo a riandare su e a dare un'occhiata. Ma sono 3 e 2, 5. Allora, aspettate, sul foglio però se non sbaglio c'erano dei simboli. Vi avevo detto che c'erano dei simboli luminescenti, tipo. Vedete? Non è che è tipo un indizio che magari l'ultimo simbolo deve essere quella specie di M. Proviamo, perché cioè continuare a girare a vuoto e... Non ho trovato nient'altro, ragazzi. Non ho trovato altri cadaveri. Per cui l'ultimo simbolo dovrebbe essere quella ultima M. Allora, sì, vedete che ogni linea, ragazzi, ha un simboletto. Quindi, allora, questo. Aspettate, posso? Ok, guardarmi indietro.
Il triangolo, questo, aspettate, no, quello però è un triangolo in su, che sarebbe questo qua. Ok, quindi l'ultimo, ragazzi, dovrebbe essere quello che era sul foglio, cioè questa M qua. Per cui questo primo triangolo deve essere una specie di... De non so che, vediamo un attimo se riconosco un simbolo. Dovrebbe essere questa roba qua. Dopo c'è un rombo, che sarebbe questo, sarebbe una specie di E rovesciata, una specie di 3, ecco. Cioè questo probabilmente. La stella questa che sembra quella degli ebrei, che non capisco che caspita di simbolo è. Boh, una cosa stranissima. Non so se sarà sta roba. Tipo sta cosa, forse. Probabilmente sì. Poi il cerchio, che sarebbe una specie di Z. Ok. E questo qua, il quadrato, che sarebbe, se è quello lì, una specie di Z, di nuovo. Spero di aver fatto giusto, ragazzi. Oh! Ok, woo! Meno male. Sono felice, meno male. Per una volta ho fatto una cosa giusta. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, che succede adesso? Anneghiamo. Ragazzi, dove siete andati? Oh, non so che fare. Ah, mio Dio, cos'è? Andare adesso. Proviamo ad no, nemmeno di qua posso andare. Ah, leggi, minchia, mica era uscita la scritta un attimo fa, Sto qua gira come una deficiente. Vediamo un attimo che dice sto foglio, che è magicamente rimasto qua. Un altro racconto di Ethan, forse, ragazzi, La maledizione dell'essere marino. Il necronomico nenocchiano. I minatori che estraevano minerale di ferro l'avevano finalmente trovato. Non tutti, tuttavia, volevano compiere il suo rituale ed evocare l'essere marino. Un minatore si rese conto che il rituale avrebbe scatenato il diluvio di su questo mondo. Perciò non gli restò altra scelta che colpire gli altri con frammenti di Helldown. Risposta maledisse il minatore, che ora vaga nella miniera, destinato a impedire ad altri di evocare l'essere marino ed inondare il mondo per sempre. Chiarissimo. Quindi praticamente i cadaveri che abbiamo trovato erano di questi minatori che volevano evocare questo mostro marino, però l'altro, per evitare che questo accadesse, gli ha spaccato la testa, li ha ammazzati. Ed è stato maledetto per questo. Ecco perché andava in giro col suo lanternino, insomma, per evitare che altri, insomma. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Uh-huh. Okay. Now, you go. Get back home. Okay, papi. Oh! Wow, wow, wow. Oh mio Dio. Ok ragazzi, l'ingresso qua è stato chiuso. Ok, qua ci sono altre cose da leggere. Attenzione, questo cosa dice? Richiesta di chiarimento. Gentile signor Carter, l'ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ha ricevuto la sua lettera del 29 gennaio 1973 27 anzi, in cui richiede ulteriori spiegazioni sul motivo per il quale la sua richiesta di brevetto 527F2D inviata di recente è stata respinta da questo ufficio. Come abbiamo spiegato nella nostra precedente comunicazione, la richiesta è stata respinta poiché viola un brevetto esistente. Nei nostri archivi sono presenti circa una cinquantina di richieste di brevetto inviate da lei negli ultimi 16 mesi. Nessuna di esse è stata accettata e tutte le risposte negative sono state accolte da lei in maniera ostile. Signor Carter, desideriamo considerare questa questione e quelle future amministrativamente chiuse. Quindi ha provato a inviare brevetti per robe, ragazzi, ma a quanto pare gliel'hanno sempre rifiutate, cioè hanno detto del tipo togliti dai piedi, già hanno brevettato cose del genere. Questo... Porta... Dale, porta la tua merda fuori dalla nostra cantina, portala alla dannata discarica. Sono stufa di dover passare sulla tua vita piena di fallimenti ogni volta che vado a fare il bucato. Non sto scherzando, o la togli o la brucio. Madonna, ragazzi. La moglie, cioè a quanto pare lui nella sua vita ha provato sempre a inventare tipo robe
inviare i propri brevetti all'ufficio brevetti, ma a quanto pare li erano sempre respinti e la moglie era stufa di avere la cantina piena delle sue robe. Ok, siamo tornati qua nella stanza questa, ragazzi. Adesso di regola dovrebbe essere tutto a posto, giusto? Mi auguro di sì. No. Oh sì, 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 sì. Ok. Quindi adesso che abbiamo risolto con tutti i vari luoghi... Oh mio Dio. Caro detective, c'è il tipo, vai qui. You're in here again? You missed dinner. Mom and dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Che mizzi carini. Hey, Ma, he's in here. Oh oh. L'avranno picchiato? Mi auguro di no. Siamo nella faccia Honey, di Ethan, praticamente. Be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what C'è the tutta fuck? La Sagra Famiglia, ragazzi. You missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do? I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Thank you.
sono ancora un attimo scossa. Allora, prima di tutto non mi aspettavo di finirlo già oggi, quindi si è trattato dell'ultimo episodio di questa serie, non me l'aspettavo minimamente. Come non mi aspettavo minimamente quello che effettivamente ha significato tutto questo, nel senso che il detective Paul Prospero era un'assoluta invenzione di Ethan, all'interno della testa di Ethan, come tutte le storie che abbiamo vissuto, come tutto quello che effettivamente è successo durante il gioco, ragazzi, era soltanto una storia scritta e inventata totalmente da Ethan stesso. Cioè lui praticamente si rifugiava probabilmente all'interno delle sue storie, perché comunque la famiglia in cui stava, ragazzi, non lo cagava per niente praticamente, e quindi cercava di crearsi questo suo mondo immaginario in cui succedevano cose, in cui lui poteva fare qualcosa di significativo, tra virgolette. Quindi tutto quello che abbiamo vissuto nel gioco era solo ed unicamente una storia inventata da Ethan stesso. Infatti, dove sei stato tutto il giorno? Ho lavorato tutto il giorno ad una storia, ed era la nostra storia, la storia che abbiamo vissuto, ragazzi. Vi giuro che no, non me lo aspettavo, ed era tutto legato, sì, totalmente alla sua immaginazione. Immaginazione che ovviamente, ragazzi, nei ragazzini è molto più grande di quella degli adulti. Non so che dire, ci sono rimasta veramente un attimo così, un attimo, non dico di merda, no, cioè positivamente sorpresa, direi, perché non me lo aspettavo in fin dei conti. E quindi, cioè, generalmente che cosa ne penso del gioco? Vabbè, visivamente, ragazzi, è veramente meraviglioso. Grosso peccato che non ho potuto giocarlo al massimo della grafica, perché sicuramente tipo gli effetti di luce, ragazzi, si vedeva che sono stati molto molto curati, e quindi la grafica è veramente molto molto figa. Se giocato al massimo deve essere veramente uno spettacolo per gli occhi. Dopodiché il sonoro molto molto figo, ragazzi, sicuramente uno degli aspetti più importanti di questo gioco, perché riesce a coinvolgerti tantissimo. Quindi il sonoro fa tantissimo in questo gioco, ragazzi, perché appunto non è un gioco horror, ma è un gioco che comunque ti vuole coinvolgere nelle sue atmosfere thriller, nelle sue atmosfere angoscianti, e la musica ci riesce veramente molto molto bene. Rigiocabile? Non credo, ragazzi, perché una volta che l'hai giocato non è che ci sono altre possibilità, non ci sono collezionabili, quindi una volta giocato l'hai giocato e finisce lì. La storia, sì, cioè è stata molto interessante, perché comunque ti fa vedere che succedono cose terribili, e quindi vuoi capire dove sta andando a parare tutto questo. Cioè effettivamente sto dormiente, alla fine si vede sto mostro marino, cioè alla fine però si scopre che, siccome era tutto nell'immaginazione di Ethan, tutto ha un senso, tra virgolette, pure cose che magari così di primo acchito un senso non ce l'avevano. Tipo quando siamo stati nella navicella spaziale, ragazzi, lì nello spazio, cioè c'entrava poco e niente, però credo che alla fine è chiaro che, essendo legato all'immaginazione di Ethan, tutto poteva avere un senso, tra virgolette. Idem il mostro marino alla fine, idem per esempio il morto vivente che andava in giro nella miniera con la lanterna. Per cui sì, la storia molto curiosa, con un risvolto alla fine che sicuramente ti lascia un attimo come per dire: oh mio Dio, era tutto nella sua immaginazione. Infatti abbiamo visto poi, ragazzi, nella stanza adiacente a quella dove era Ethan, aveva anche disegnato sui muri i cadaveri che per esempio erano pietrificati, quando li abbiamo visti la volta scorsa, quando gira il tavolo ed uscivano, vi ricordate, i cadaveri pietrificati dal muro. Quindi si creava lui tutte queste storie per, direi, evadere comunque dalla sua realtà, che non era una realtà molto molto bella, ragazzi. Abbiamo visto che comunque c'erano stati problemi familiari, la nonna era morta in circostanze che non si capivano, comunque fra il padre e la madre non correva buon sangue, il fratello era molto più grande di lui a quanto pare, quindi non lo trattava sicuramente bene. Lo zio, ragazzi, era un tipo losco. Comunque ci ricordiamo che aveva un suo studio per creare, tipo, aveva una distilleria illegale, quindi era una realtà, ragazzi, familiare, direi, non bella da vivere. Per questo lui si creava le sue storie, insomma, cercava di viaggiare comunque sempre attraverso la sua immaginazione. Quindi diciamo che ci lasciano indizi durante tutto il gioco, per esempio appunto, che ci fanno capire che
La sua situazione familiare non era affatto bella, per questo alla fine capiamo il motivo per cui lui si inventava tutte queste storie, per poter ovviamente fuggire da quella realtà familiare che effettivamente era un incubo. Per cui alla fine gli hanno dato un senso a tutto, e quel senso ti lascia comunque un attimo sorpreso, perché dici, quindi alla fine era tutto finto, era tutto immaginato. Quindi ci stava, ragazzi, ci stava. Direi che non è il gioco della vita, è bello per le sue atmosfere sicuramente, sa coinvolgerti, però insomma non è quella cosa che sicuramente ti lascia un segno, ecco. Per cui io mi sento di dargli comunque un 8, ragazzi, direi un 8 pieno per il suo valore generale, ecco. Ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se ci sono state cose che non vi hanno convinto. Ci tengo a sapere il vostro parere. Per cui ragazzi, anche questa serie finisce qua. Grazie a tutti, un bacione. Io budosh a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.